Cordiale benvenuto agli amici di Sottotraccia, una puntata che vogliamo dedicare, abbiamo deciso di dedicare alla problematica delle notizie false, conosciute con fake news. Un tema delicato, molto delicato, perché ha generato e continua purtroppo, ahinoi, a generare tanta confusione a livello di informazione giornalistica. No, questo è bianco. E non solo. Ne vogliamo parlare oggi con autorevoli rappresentanti della stampa che vi presento immediatamente. Ringrazio subito il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, Pietro Ricci, che ringrazio, eccolo qui collegato. Grazie, buongiorno a tutti. Con noi, poi da Napoli il collega Marco Esposito, che è il capo servizio del prestigioso giornale Il Mattino. E con Salute. Noi, buongiorno, e con noi abbiamo Giuseppe Di Bicelli, direttore di Viva, un network che ovviamente lavora su online. Grazie a tutti e tre. Buongiorno. Buongiorno, ciao Giuseppe, ci conosciamo, quindi ciao a tutti. Allora, io prima di iniziare la nostra conversazione, abbiamo preparato questo servizio, questa scheda che in qualche modo ci introduce poi al nostro dibattito. Prego la regia di mandarlo in onda. Negli ultimi anni le fake news sono diventate un pericolo che preoccupa il mondo della comunicazione. Proprio la moltiplicazione delle informazioni dei media tramite cui giungono a noi rende difficile il lavoro di selezione e verifica che da sempre qualifica il lavoro dei giornalisti. Proprio in questa abbondanza si annida il pericolo delle fake news, notizie false che però hanno una patina di verosimiglianza. Le fake news molto spesso circolano per destabilizzare l'opinione pubblica, evidenziare come sia facile aggirare i controlli della stampa, prendersi gioco di determinati gruppi sociali. Le fake news sono notizie false, basate su fatti e dati inesistenti e messe in circolazione da fonti non attendibili, che dalla loro diffusione ricavano un qualche tipo di vantaggio o profitto. Una notizia falsa online è come un virus, si diffonde a un ritmo esponenziale, più persone contagia, maggiori sono i danni e più diventa difficile debellarla. Tutto ciò è gravemente deleterio per la società, poiché crea confusione all'interno dell'opinione pubblica, aumentando il tasso di analfabetismo funzionale e contribuendo al diffondersi di una pericolosa ignoranza lesiva anche della salute pubblica e dell'ordinamento democratico. Questo era il nostro contributo. Vorrei subito sentire un po' l'opinione di Marco Esposito. Come giornale, come vi muovete voi? Come fate, diciamo, come avviene la selezione nel panorama di tanta confusione che c'è in giro? Insomma, per i giornalisti, in qualche modo, i giornalisti tradizionali come me, poi addirittura della carta stampata, in qualche modo l'esplosione delle fake news è un toccasana, nel senso che fanno capire alle persone come è importante invece abbeverarsi a informazioni che siano in qualche modo verificate. Noi abbiamo nel nostro DNA, la verifica delle fonti, incrociare i dati, eccetera, eccetera. Quindi mi oserei dire che siamo ben attrezzati, però c'è una ricerca che dimostra come le fake news corrano in rete 6 volte più velocemente delle notizie vere e anche delle smentite stesse, per cui è molto difficile poi rintracciarle. Io nel mio lavoro da giornalista nel Mattino, quindi nel principale quotidiano del Mezzogiorno, cerco di smascherare in particolare quelle che sono le fake sul Sud, tanto che ho scritto un libro, Fake Sud, purtroppo alcune delle quali vengono diffuse anche da fonti qualificate, cioè capita spesso di sentire un ministro, un'istituzione addirittura che dica per esempio il Mezzogiorno è un posto pieno di risorse spese male. Ora sullo spese male è, come dire, è una valutazione sulla quale si può anche essere in qualche caso, in molti casi d'accordo, ma che sia pieno di risorse è oggettivamente falso, cioè non è vero che il Mezzogiorno riceva pro capite più risorse del Nord, neanche vagamente uguali, per cui, come dire, almeno una parte del divario del Mezzogiorno è esattamente la voglia di non fare le cose al Sud.
Giuseppe Di Biceglie, è più complicato per chi lavora online? Chiaramente per chi lavora online, proprio perché insomma noi battiamo le notizie sul secondo sostanzialmente, quindi è anche una questione anche di tempi. Per noi diventa ancora molto più complesso perché la rete è comunque pienissima, pienissima, pienissima di informazioni che spesso sono anche discordanti. Per cui noi dalla nostra abbiamo anche come dire, la difficoltà di dover battere i tempi e perché sappiamo bene insomma, che per avere un determinato successo, il successo dell'informazione online deriva non soltanto dall'affidabilità chiaramente dell'informazione stessa, ma dalla velocità con la quale si battono determinate notizie. E noi spesso anche suppliamo, un tempo cioè, diciamo, le agenzie di stampa erano coloro che battevano prima di tutti quanti le notizie, adesso con l'informazione localizzata e comunque con i network di informazione locale dove ci sono appunto giornalisti sul territorio che anche da smartphone comunque in tempo reale battono le notizie, ecco, la velocità assume un ruolo fondamentale appunto nella informazione. Per cui insomma noi che facciamo informazioni in real time dobbiamo anche lottare con il problema del tempo e spesso gli scivoloni sono tanti perché insomma la fretta come si suol dire fa i figli ciechi e purtroppo capita anche a noi, ma a me piace parecchio insomma questo argomento perché noi stessi comunque facciamo una vera e propria battaglia proprio per cercare di dare più credibilità possibile alla nostra professione che purtroppo anche a causa di attacchi smisurati nei nostri confronti è un po' diciamo stata svilita proprio nella sua credibilità. Prima di dare la parola al Presidente Ricci ti faccio quest'altra domanda. Nel momento in cui decidete di pubblicare una notizia online, soprattutto sulla pagina Facebook, attraverso i commenti c'è una specie di liberazione, cioè ognuno poi posta quello che vuole. Lì come vi comportate? È un disastro. I social network, hai tirato fuori il tema dei social network, che seppur insomma è uno strumento assolutamente importante per l'informazione, è anche uno strumento che ha creato disinformazione, perché la gente purtroppo, come insomma si ascoltava anche nel servizio, la gente purtroppo ha necessità di ascoltare ciò che vuol sentirsi dire. Cioè se c'è qualcosa che non piace automaticamente è falso e ti vomita sui social network i propri pensieri negativi in tutti i modi, parolacce, insomma anche atteggiamenti fuori le righe. È ovvio che non si può stare lì a seguire ogni singolo commento che viene fuori sui social network, però questo la dice lunga sul fatto che il diritto come dire di esprimersi sacrosanto per carità da parte di tutti quanti non spesso viene spesso non viene utilizzato con il giusto criterio. È come se chiunque avesse un microfono tra le mani si sentisse come dire un cantante da Festival di Sanremo. Questa insomma non è proprio così e insomma il mio appello che più volte ho lanciato anche io stesso attraverso i social network è quello di prestare veramente molta molta attenzione anche per il lettore che commenta sulle pagine dei social, perché tutto ciò che viene scritto purtroppo ha un suo peso specifico importante, anche se proviene da fonti non qualificate. Presidente Ricci, in qualche maniera l'ordine come può intervenire? Che funzione può avere in questa situazione? L'ordine a livello nazionale, proprio con l'esplosione della pandemia, ha intanto modificato il testo unico dei doveri del giornalista e lo ha fatto anche con qualche mese di anticipo, proprio avvertendo il disagio, l'imbarazzo certe volte di comportamenti non consoni di giornalisti nell'uso dei social. E quindi il giornalista che non scrive e quindi che non sta lavorando ma che sui social posta cose che
non sono diciamo, adatte al decoro della professione, è sanzionabile. Quindi cioè, i giornalisti possono essere sanzionati se, se sparano bufale, se anche fanno dei commenti un po' sopra le righe e quindi in qualche modo utilizzano quel linguaggio d'odio che adesso è anche una delle tentazioni più forti quando si va su Facebook, su Instagram, insomma su tutte queste piattaforme. E quindi da questo punto di vista si è alzata l'asticella del, non solo del controllo ma anche della sanzione disciplinare. E quindi il giornalista resta giornalista anche quando non lavora, quando sta semplicemente postando un commento su qualcosa. Un giornalista non può dimenticare di essere giornalista se non sta scrivendo. Il confine però diventa labile con la censura. Non si tratta di... No, dico, uno può immaginare che si intervenga poi per come dire, cancellare, modificare, no? No, non si tratta di censura, si tratta semplicemente di responsabilità. È bene chiarirlo questo concetto, perché magari uno poi si appella e dice che fai, mi censuri? Ma da sé, no, io non censuro nessuno. Dico in terza persona. Cioè abbiamo il diritto di parola, non il diritto di insulto. Ecco, è bene sottolinearle queste cose. Abbiamo l'articolo 21 della Costituzione, ci consente di esprimere le opinioni con ogni mezzo, e lo ha scritto diciamo prima ancora che esplodessero le radio locali, le TV e internet. Quindi lo ha detto quando c'era la radio e c'erano i giornali e la televisione non era ancora maggiorenne, e parliamo della televisione pubblica. Quindi diciamo, l'articolo 21 è sacrosanto, però poi la nostra tradizione giuridica anche negli stessi anni ha introdotto una serie di reati, l'ingiuria, la diffamazione a mezzo stampa, quindi ci sono dei reati che sono previsti dal nostro codice penale, e noi non dobbiamo cadere in quella tentazione. Anche quando non commettiamo reati, anche quando utilizzando i social non usiamo parole che configurano delle ipotesi di reato, però possono configurare una violazione deontologica, abbiamo il dovere di intervenire e di sanzionare le persone. Si possono dire tante cose. Guardate che la prima regola deontologica ci è stata dettata dalla Cassazione negli anni 70, no? con il famoso decalogo, in cui ovviamente bisognava usare per esempio alcuni accorgimenti, per esempio quello della continenza. Cioè anche nelle nostre, da sempre, quando abbiamo cominciato a fare questo mestiere, ci hanno sempre consigliato i maestri, quelli che volevano essere maestri, purtroppo ce ne sono sempre di meno perché le redazioni si svuotano, che ovviamente avvertivano: usate meno aggettivi, diciamo, no? Perché l'aggettivo già presuppone un'opinione. E quindi figuratevi, insomma, quindi cioè, da questo punto di vista bisogna, visto che comunque il nostro core business sono le parole, le parole le dobbiamo usare bene, e quindi anche quando la tecnologia ci costruisce nelle nostre vite professionali una terza corsia, che è quella di internet, dove, come è stato giustamente osservato prima, la velocità la fa da padrone. Ma io aggiungo anche un altro aspetto che in qualche modo stravolge i canoni, no, della nostra professione. C'era un famoso giornalista, diciamo un monumento del giornalismo italiano, che è Indro Montanelli, che ovviamente quando doveva dimostrare di essere indipendente nei confronti degli editori diceva: il mio unico padrone sono i lettori, no? Adesso con questi commenti in diretta essere, diciamo, dipendenti dei lettori diventa pericoloso, perché appunto si tende alla tentazione del clickbait,
ti induce ad assecondare i gusti del lettore e quindi a perdere di vista quello che probabilmente serve perché noi si possa mantenere una società democratica. E quindi adesso stiamo notando come per esempio anche la grafica di molti siti internet stia cambiando. Però c'è stato un momento all'inizio, agli esordi, in cui per esempio la parte destra dei siti era fatta di gattini, di gossip, ed era una sezione che si allargava sempre più verso sinistra. Adesso invece questa cosa fortunatamente diciamo si è un po' ridimensionata, ma la tentazione di assecondare i gusti del lettore per fare audience è grandissima. Noi non dobbiamo fare audience, dobbiamo fare informazione. Grazie Presidente, abbiamo registrato anche, cogliendo la palla al volo come si dice, una dichiarazione del senatore Gasparri, che sappiamo è stato ministro delle telecomunicazioni tempo fa. Prego la regia di mandarla in onda. Ci sono due punti interessanti. Secondo lei le fake news, il mondo dei media, le contrasta o cavalca l'onda? Servirebbero nuove norme. Il dramma è che poi la rete, essendo planetaria, è gestibile da qualsiasi posto. Uno registra un sito in Indonesia e riversa bugie in Francia, o il contrario. Noi dovremmo pretendere dai grandi protagonisti della rete quantomeno la nominatività degli accessi, cioè si apre un account, ci deve essere un nome riconosciuto, riconoscibile e certificato, perché l'anonimato in rete consente le campagne di odio, alimenta le fake news, che poi si basano spesso sulla ripetitività del messaggio. Quindi è una tematica molto delicata, molto difficile, però quantomeno la riconoscibilità, la fine dell'anonimato può essere un argine. Lei ha detto che c'è da fare una grande bonifica di fesserie e di bugie che vengono divulgate ad ogni ora del giorno e della notte. Come garantire il principio di cronaca e libertà? Chi sarebbero poi i garanti? Vabbè, io più che le cronache giornalistiche mi riferivo forse in quell'affermazione a tutto quello che arriva sulla rete. Oggi se un grande protagonista che ha molti follower vuole fare una campagna contro qualcuno, lo denigra, ne esalta i difetti o degli errori e poi si riversa una mandria di persone scatenate nei casi della diffamazione, che però vengono sanzionati troppo lentamente. La rettifica, che non sempre avviene con la stessa evidenza della rete. Se io do una notizia falsa che genera migliaia e migliaia di insulti, la correzione della notizia non genererà migliaia e migliaia di scuse o di complimenti. Certo. Poi c'è il tema invece della stampa, dell'informazione, della televisione classica, quella sì dovrebbe dare le rettifiche con la stessa evidenza con cui ha dato una notizia falsa, ma questo non avviene purtroppo da molto tempo, perché la rettifica lei la trova in un giornale, nella rubrica delle lettere, in quattro righe, casomai il titolo diffamatorio era tutta pagina, così anche in televisione. Alla fine della trasmissione si dice ci dobbiamo scusare perché l'altro giorno abbiamo detto che. Quindi l'informazione classica dovrebbe dare alle rettifiche lo stesso spazio, come già la legge prevede, ma non avviene in realtà. Lei ha anche detto che della faccenda delle notizie false dovrebbe occuparsene addirittura l'ONU. Perché? Perché, come le stavo dicendo prima, ci sono delle dislocazioni planetarie della rete. Io oggi posso parlare a Corato, a Adelphi, a Bari, a Catanzaro o a Vercelli aprendo un sito da un'altra parte del mondo. Se questo obbligo di riconoscibilità di chi apre una posizione sulla rete non è fatto a livello internazionale, non serve a nulla. Esposito, che ne pensi di queste dichiarazioni? No, ma si tocca un tema. Io voglio cercare un tema verissimo, voglio cercare di vederlo in positivo. Uno dei problemi della nostra umanità è quello di esserci sempre divisi in 101.000 fazioni, adesso in oltre 200 paesi. Eventi come la pandemia e innovazioni tecnologiche come internet ci confermano una cosa, che siamo un piccolo pianeta. E quindi inevitabilmente dobbiamo inventarci delle regole comuni. Vale nella sanità, perché non ha senso che un vaccino si prenda a una certa età in un luogo e un'età diversa in un altro. Dobbiamo, una volta che gli scienziati hanno capito qual è la soluzione migliore, va applicata ovunque sul pianeta. Ma ancor di più
È vero questo per il mondo della rete, perché una regolamentazione di base, minima, poi ciascun paese farà le sue specificità, diciamo così, ma è indispensabile perché sia a livello fiscale, quando abbiamo il commercio in rete, sia a livello di possibili reati, sui quali siamo tutti d'accordo, no? Reati contro la persona, pedofilia, eccetera, eccetera, non è possibile che non ci sia, che il reato non si sia svolto in nessun posto, no? C'è bisogno di arrivare a una regolamentazione generale. E come tutte le cose, bisogna stare attenti che poi non divenga censura, un modo per controllare eccessivo, eccetera, eccetera. Però l'equilibrio lo si può trovare. Soprattutto dobbiamo essere consapevoli che è necessario, perché la valanga di informazioni false porta oggettivamente dei comportamenti scriteriati. Un tempo questi comportamenti scriteriati erano legati, per esempio, a la credenza in una religione, come dire, particolarmente fantasiosa, no? Anche con la pandemia abbiamo avuto alcuni piccoli gruppi che hanno sostenuto il virus non può colpirci, eccetera, eccetera. Per esempio in Giappone un gruppo del genere è stato praticamente falcidiato, no? dal Covid. Però sono cose marginali. E invece quando a livello di massa accadono fenomeni come abbiamo visto negli Stati Uniti, ma nella stessa Europa, eccetera, cioè di persone che si convincono che la vaccinazione sia organizzata per introdurci microchip nel corpo, cose di questo tipo, ebbene, non siamo più nella libertà di opinione. Non è che se c'è qualcuno che sostiene che la Terra è piatta, allora noi dobbiamo fare un equilibrato bilanciamento tra chi dice che la Terra è tonda e chi dice che la Terra è piatta. No, esistono nella scienza delle metodologie che sono, proprio perché la scienza è fatta così, sono soggette a revisione, quindi se qualcuno dimostra che la Terra è piatta siamo tutti pronti a credere che la Terra è piatta o che si sta appiattendo, ma finché questo non viene dimostrato, chi afferma una cosa del genere va bannato, va evidenziato, che può fare danni, soprattutto se si passa, perché l'esempio della terra piatta è quasi un gioco, ma se le persone cominciano a comportarsi da terra piatta, cioè a fare delle cose che possono danneggiare gli altri, vanno fermate. Le cattive informazioni fanno male a tutti noi. Giuseppe Di Biceglie, cosa ne pensi? Io ho ascoltato veramente con molto interesse gli interventi di chi mi ha preceduto, in particolare l'intervento del presidente Ricci. Effettivamente lui faceva riferimento alla carta dei doveri del giornalista, che dovrebbe essere veramente la nostra Bibbia. Io però, approfittando appunto del ruolo dello stesso presidente, volevo sottoporre a lui purtroppo uno dei problemi proprio che ormai sono incrostati all'interno della nostra professione, che è quello dell'abusivismo professionale. Perché finché insomma noi giornalisti rispondiamo alla carta dei doveri del giornalista perché abbiamo un numero di porta, dobbiamo rispondere comunque a questi doveri, rischiamo di essere sanzionati se addirittura scriviamo su Facebook o su altri social network non mantenendo un certo stile, se vogliamo, va benissimo tutto questo, ma ci sarà sempre qualcuno che purtroppo, non dovendo rispondere ad alcun tipo di doveri, perché diciamocelo che chiaramente non ha un numero di porta, non ha un numero di tessera, se vogliamo, continuerà a fare insomma il bello e il cattivo tempo come egli stesso crede. Tra l'altro in questo modo si andrebbe ancor più a svilire il ruolo di chi effettivamente svolge la professione con criterio. Non è un caso che proprio questa mattina io ho letto contro il mio stesso modo di agire veementi critiche da parte di alcuni lettori che contestavano il fatto che io non avessi inserito deliberatamente i nomi di una persona sottoposta ad una misura di polizia perché chissà per quale motivo invece qualcun altro magari lo ha fatto probabilmente perché non ha necessità di adeguarsi alle cariche. Giuseppe, ti interrompo perché voglio ascoltare subito la risposta del Presidente a proposito dell'abusivismo.
diamo per scontato che i lettori o i telespettatori non abbiano tutti gli strumenti per discernere, no? La buona notizia dalla cattiva notizia, la notizia vera da quella falsa. E io credo che i telespettatori e i lettori hanno una capacità di individuare la qualità dell'informazione, cioè si rendono, e la pandemia lo ha dimostrato, cioè molti, non a caso i contatti di alcuni siti di testate giornalistiche hanno avuto vere e proprie esplosioni di numeri. Perché questo? Perché sto dicendo questo? Perché poi lo vedi lontano un miglio quando una notizia è scritta da un giornalista che può essere bravo, un caprone, però ovviamente qualche rudimento ce l'ha, da questi che fanno gli abusivi. L'abusivismo nella professione è diversa, ecco, diciamo che l'abusivismo non nella professione, cioè di gente che vuole fare il giornalista, che viene, che magari è giornalista, ma viene sfruttato perché non viene pagato, e se non viene pagato è un po' più fragile, un po' più debole, un po' più esposto, no? Ma questo è un grande tema che riguarda il prodotto industriale, tra virgolette, informazione. Però voglio dire, in proposito, che purtroppo sono in veste di presidente dell'ordine, quindi devo ricordare che tra le tante carte deontologiche che abbiamo, ne avevamo così tante che abbiamo dovuto fare in occasione del cinquantenario dell'istituzione dell'ordine un testo unico per condensarle tutte, però qualcuna è superstita, cioè c'è qualcosa che è rimasta, e tra queste c'è la Carta di Firenze. La Carta di Firenze è una carta che praticamente consente a chi viene sfruttato di deferire all'ordine dei giornalisti il suo capo servizio, no? Cioè Marco Esposito rischia di essere denunciato, diciamo, all'ordine dei giornalisti dall'abusivo del Mattino che scrive i pezzi, cioè faccio un nome soltanto, ma è blasfemia da parte mia, no? Perché sappiamo che un abusivo eccellente del Mattino è uno degli eroi del giornalismo italiano, che è Giancarlo Siani. Ecco, un nuovo Giancarlo Siani sarebbe nelle condizioni di denunciare Marco Esposito se Marco Esposito si gira dall'altra parte perché vede che il pezzo che ha scritto gli è stato pagato 5 euro. Ecco. Però voglio dire che la Carta di Firenze si applica anche al concorrente, no, di Piero Ricci, che viene pagato 5 euro a pezzo, perché magari convince Marco Esposito ad accettare il mio pezzo non a 5 euro ma a 4 euro. Quindi c'è, come dire, una sorta di concorrenza al ribasso, uh-huh, che non voglio dire, paradossalmente, mentre Marco Esposito potrebbe non sapere l'editore quanto paga il collaboratore, ma il collaboratore che chiede di collaborare facendo concorrenza, diciamo così, sleale a chi viene pagato 5 euro a pezzo, è passibile di sanzione anche lui. Quindi voglio dire, è una guerra tra poveri, intendiamo. Cioè, il problema è che... Questo è un argomento che vorremmo affrontare magari dedicando tempo, proprio uno spazio ad hoc. Siamo purtroppo in chiusura. Noi lanciamo come al solito il sassolino nello stagno, sperando che poi ci sia una riflessione comune. Prima di salutarci, però, vorrei telegraficamente sentire Marco Esposito. Guarda, io credo che il lavoro che fate voi, che stiamo facendo un po' tutti quanti insieme, sia diventato preziosissimo in questa società contemporanea. Non sono così d'accordo con l'ottimismo del presidente sul fatto che le persone sappiano distinguere bene. Ormai purtroppo il gioco della cattiva informazione è proprio quella di
di rendere complicato lo scovare la notizia, e Giuseppe sarà d'accordo con me che a volte sarà la fretta, sarà quello che c'è, non è così immediato, cioè non è che tutte le fake news sono immediatamente riconoscibili come delle cose che fanno ridere o fanno arrabbiare, a volte sono veramente costruite in modo complesso, vengono riportati apparenti documenti, insomma bisogna stare attenti. Quindi questo dà, torno alla cosa che ho detto all'inizio, dà una maggiore responsabilità a tutti noi che ci siamo assunti questo compito. È verissimo che un giornalista è un giornalista sempre, quindi non è che può scrivere su Facebook certo, sciocchezze, deve mantenere sempre la medesima attenzione, il medesimo contegno, e questo è però nell'interesse di tutti. Non è ancora stato capito, non so quante volte su Facebook spiego, guardate che se io vi dico che sta succedendo una certa cosa, ve la dico da giornalista professionista e non potrei fare diversamente. Quindi scatta sempre, insomma, l'etica di ognuno di noi, ecco, l'etica è... Sì, è sempre proprio, scattata, ecco. È sempre scattata, ma adesso è ancora di più, deve essere proprio una guida. È diventato proprio un servizio sociale, sì. Quindi dobbiamo stare tutti attentissimi, non esiste più la chiacchiera da bar. Prima potevamo consentirci davanti a un bicchiere di vino di dire... una sciocchezza qualsiasi, la squadra X ha rubato il campionato. Adesso dobbiamo avere le prove, perché non lo stiamo più dicendo a bar. Io vi ringrazio con queste parole di Marco Esposito, ringrazio tutti voi per la vostra partecipazione e ringrazio gli amici che ci seguono qui a Sottotraccia. Ricordo l'appuntamento, perché questa puntata la potete vedere su Video Italia Puglia canale 96 il lunedì alle ore 21 e ovviamente in rete su Spazio TV, sulla nostra pagina Spazio TV. Sottotraccia, l'appuntamento alla prossima, grazie. A voi.